Bene, buonasera, buonasera a tutti, puntuali come sempre alle 19 si parte. Bene, siamo in 5, piano piano iniziamo con i saluti, così magari chi ancora deve entrare in diretta può farlo tranquillamente. Intanto io saluterei chi ci sta guardando, che non riesco a vedere però chi è attualmente in diretta, quindi magari se volete fare anche voi un saluto lo potete fare. Questa diretta di stasera, come mai, perché e con chi? Come mai? Perché appunto questa emergenza del Covid ha messo un attimino fuori fase o insomma in ginocchio, tra virgolette, il mondo del matrimonio. E ci sono molte coppie, molte persone che come te magari no, si stanno chiedendo cosa fare, cosa non fare e come farla. Quindi ho voluto fare questa diretta stasera insieme a dei professionisti e degli amici, più che altro, che lavorano da tempo nel mondo del matrimonio. E quindi magari grazie anche a loro possiamo capirci qualcosa in più. Ieri abbiamo fatto una diretta sempre su questa pagina con alcuni professionisti di Cosenza e stasera ho voluto farla appunto con questi amici di tutta Italia. Adesso ve li presento uno a uno, dopodiché iniziamo con degli argomenti. Tra l'altro già sono arrivati in privato alcune domande da parte di alcuni sposi e tra l'altro c'è già un commento che fra poco lo leggeremo da parte di Giovanna. Innanzitutto volevo dire una cosa: eravamo in 5 ma siamo in 4 perché purtroppo Patrizia, che è una nostra collega, che la saluto, ha avuto un piccolo problema e quindi non può essere in diretta con noi. Bene, io direi di andare in ordine per come siete entrati in diretta. Andrei da Grazia Di Bella, che è la titolare di Grazia Di Bella, che ha appunto un atelier, quindi andrei da Grazia. Ciao Grazia! Ciao, benvenuta. Ciao Giovanni! Che si ciao, dice come stai? In Sicilia? In Sicilia. Ma in Sicilia la situazione è non grave, diciamo anche noi abbiamo avuto la quarantena, l'allarme, le restrizioni, però fortunatamente non è stata una grossa invasione quella del Covid, almeno spero che resti così anche dopo poi la seconda fase, quella che aspettiamo con tanta ansia perché non vediamo l'ora di ripartire un'altra volta e assistere le nostre sposine che sono molto preoccupate, ne hanno ragione, però noi siamo sempre presenti per supportarle. Esatto. Ok, grazie, vengo da te fra poco, vado da Ivana Caligaris, Natural okay. Designer di Torino. Ci vediamo fra poco, grazie. Ciao Ivana. Buonasera a tutti. Ciao Giovanni, grazie per l'invito. Troppo poco. Grazie, che si dice saluto. A Torino? A Torino la situazione è quella che si ripresenta in tutta Italia. Siamo tutti fermi, siamo tutti bloccati e aspettiamo di ripartire al più presto. Quindi la situazione è così, però noi portiamo avanti il nostro sorriso e la nostra voglia di aiutare tutte le coppie di sposi. Esattamente. Ottimo commento, ottima osservazione. Ci vediamo fra poco, Ivana, vado da Marinella. Ciao, da Marinella ciao. Zazzera, titolare di Sposa Formosa. Ciao Marinella. Eccoci, ciao Giovanni. Che si dice a Milano? No, a Milano c'è l'atelier. Sì, infatti sono a casa, non sono come Grazia in atelier, ma vabbè, perché insomma qui le restrizioni sono veramente proprio alte, quindi insomma dobbiamo proprio ridurre gli spostamenti al necessario e anche se dovessimo farlo sempre comunque muniti di mascherine e guanti, insomma un po' come tutto il nord Italia che è stato ben colpito. Te è tutto sì, bene? Ma diciamo di sì. Io mi trovo, allora. Io sono in Calabria, a Cosenza, e qui la situazione è come del resto in tutta Italia.
po', magari, come diceva prima Grazia, la parte nord è stata un po' più colpita, quindi insomma è così. Mi abbiamo risentito un po' di più, vabbè, però insomma è comunque una cosa abbastanza grave un po' in tutta Italia, non solo al nord. Esattamente. Ok, io direi di entrare tutti quanti in diretta e facciamo Ivana, eccola qui, e poi arriva anche Grazia, eccolo qua. Ciao. Ciao ragazze! Ciao! Ciao. Come Ciao. State? Bene, voi? Bene, bene, fisicamente bene, bene. Sì, è la cosa che conta, dai. Oggi è il primo giorno che sono rientrata in atelier per... Che bello! Per assaporare e gustarmi... La ripartenza, voglio essere carica e voglio portare anche molta energia positiva. Brava. Alle nostre sposine che se lo meritano, perché non è stato un bell'anno questo. Ah sì, ottimo, sì. Per tutti, ragazzi. Però per loro che comunque aspettavano di fare una grande festa è stato penalizzante. Assolutamente sì, infatti siamo qui proprio per cercare di dare risposta alle nostre spose e come già vi dicevo prima è arrivata quella domanda in privato, però ne è arrivata un'altra in diretta e quindi io partirei da questa domanda e poi insomma arriveremo anche alle altre. C'è Giovanna Citino, ciao Giovanna, che ci dice, ma sentite il ritorno voi per caso? No, tutto ok. No, no. Ok, perfetto. Io sì. Io lo sento pure. Non lo so, vabbè, vediamo un po'. Vediamo un po' come anche niente, magari... come vedi l'Italia è ovunque. Da Torino a Cosenza è tutta Italia. È tutta Italia. Alla faccia di chi dice che l'Italia finisce a dov'è? Aspetta, a Padova, o a da quelle parti, insomma. A Padova. Sì, beh, ho sentito anche di peggio. Esatto. Allora, ci dice Giovanna, e vediamo se riusciamo a rispondere, magari inizia poi Ivana, perché magari può essere quella più idonea, poi rispondiamo a cascata tutti quanti. Giovanna ci chiede, quando si possono fare matrimoni religiosi? Ivana, vuoi iniziare tu? Grazie. Della domanda, allora quando si potranno fare i matrimoni religiosi ce lo chiediamo tutti anche noi. Allora, di per sé il matrimonio con il prete, gli sposi e i due testimoni potrebbe essere una cosa magari più breve. Il resto dei matrimoni con tanti invitati io non metto mano, ma si presume non prima di, io la metto un po' lì, ma potrebbe essere luglio, agosto, con pochi invitati a distanze di sicurezza, ecco. Però purtroppo non abbiamo nulla di ancora tra le mani, ecco. Se il matrimonio è solo tra pochi intimi, secondo me è una cosa più breve. Al contrario, dovremmo stare nelle restrizioni che ci sono, ecco. Da noi il vescovo... parlo di nord. Sì, da noi il vescovo comunque ha fatto una circolare, fino a settembre non si faranno matrimoni religiosi. Ok, quindi fino a settembre per quanto riguarda la Sicilia, Torino, diciamo luglio-agosto potrebbe. Tranne che nel frattempo non dovesse venire fuori un antidoto, un vaccino, qualcosa che possa rassicurarci, è stato detto così. Quindi, e infatti le nostre spose si stanno adeguando e regolando di conseguenza. Ok, Ivana, stavi dicendo? Giovanni, il discorso stavo dicendo che c'è un conto è il matrimonio religioso con poche persone, un conto è un matrimonio con tante persone. Quindi se parliamo di un matrimonio con poche persone, come vi dicevo, il prete, gli sposi e i due testimoni, la cosa, come verranno fatti? Appena riapriranno gli uffici, quelli civili,
cioè li faranno i matrimoni civili nei comuni, ovviamente non ci sarà l'assemblamento delle persone. Questo ho capito. Marinella? Cioè è proprio una distinzione. Ma allora il discorso è che appunto, come dice la Ivana, è un'ipotesi, è una nostra ipotesi. Purtroppo noi non abbiamo, in realtà qui al nord non abbiamo avuto delle circolari come magari è successo giù in Sicilia dalla Grazia, quindi noi non lo sappiamo. Quando le spose chiamano per dirci che comunque stanno valutando seriamente l'ipotesi di posticipare, perché comunque ormai le spose di maggio-giugno sicuramente devono posticipare il matrimonio, e quando chiamano per chiedermi consigli, francamente io non lo so, non posso dire che andrà tutto bene dal mese di luglio, perché non si sa, cioè la situazione sanitaria è talmente instabile che c'è chi dice che col caldo sparirà tutto, c'è chi dice che dobbiamo aspettare il vaccino, c'è chi dice che dobbiamo aspettare la cura. Il problema è che nessuno lo sa, e quindi in questo momento probabilmente non possiamo dare una data certa, possiamo dare un consiglio e dire probabilmente forse è il caso di attendere qualche mese. Io, ovvio, Ivana, mi auguro che tutto riparta il prima possibile, ma per una questione di economia a livello nazionale. Ma secondo me, come giù in Sicilia, prima di settembre sarà difficile ripartire. E no, anche quando ripartiranno... Infatti è anche un'ipotesi. Bisogna anche tener conto, comunque Ivana, anche di un'altra cosa. La Sicilia non è stata colpita come è stata colpita la Lombardia, certo, e il Piemonte. Cioè noi, e tu lo sai bene, da paese a paese, da provincia a provincia, abbiamo restrizioni diverse, sì, sempre più rigide, sempre più dure. Quindi, scusami, vai, ti ho interrotta. Quello che ti dicevo e che volevo far capire è una netta distinzione. Quando ti chiedo quando ripartono i matrimoni, tutto sarà in base al numero di persone. Cioè, capisci? Sì, quello sicuramente, Come... i matrimoni intesi con 150 persone, la mia previsione è ben diversa. Certo, quello assolutamente, sono d'accordo, però penso che la domanda sia veramente molto generica, cioè quando si possono fare matrimoni religiosi non lo sappiamo, noi professionisti non lo sappiamo, ma perché esatto, non esiste una circolare, un decreto, non sappiamo quando riapriremo, sono ipotesi che facciamo noi. Poi tutto però dipende sempre da, come dice anche Levana, se sono matrimoni da 150 persone sarà da valutare di posticiparlo di parecchio, un matrimonio magari un po' più intimo, un po' più ristretto, eventualmente già entro la fine dell'anno si può fare, dipende. Per la prossima diretta, per questa domanda, io chiamerei qualcuno della curia, così magari... ci siamo! In realtà, come diceva Marinella, non siamo in grado di dare una risposta certa, no, perché noi professionisti nel settore del matrimonio non abbiamo, insomma, non possiamo risponderti a questa domanda. Tuttavia, insomma, credo che siano state, diciamo, chiare insomma, le risposte che abbiamo cercato di dare. Giovanni, aggiungo solo una cosa. In realtà non è che noi professionisti non sappiamo, noi vorremmo sapere e poter dire, ma non ce lo fanno sapere, non ce lo dicono, e quindi è per quello che non possiamo aiutare in questo momento e dare una data certa. Esatto. Ok. Esatto. Non è che dipende da noi, è che dipende da qualcuno un po' più in alto che in questo momento sta cercando di capire se può risolvere altre problematiche ancora più gravi di questo, ancora più gravi. Esatto. Volete aggiungere qualcos'altro, Grazia, su questo punto, su questa domanda di Giovanna? No, anche noi ci regoleremo di conseguenza, sicuramente è un grosso punto interrogativo. Una cosa è certa, che se si dovesse fare il matrimonio soltanto con gli sposi, il prete, i testimoni, con la mascherina, diciamo, se le condizioni dovessero essere queste, le ragazze ben volentieri sono disposti a spostare il matrimonio. Sì, infatti, sicuramente sì.
Di questo ne sono certa perché tutte le nostre sì. spose hanno asserito questo. Dice no, no, io non me la sento. Ho aspettato chi 6 anni, chi 5 anni, chi 3 anni. Dice, e poi sposarmi in queste condizioni e comunque non avere la possibilità neanche di festeggiare. Dice non me la sento, non se la sentono, e quindi anche noi siamo in attesa di sapere. Noi abbiamo avuto appunto questa informativa da parte del vescovo, che ha detto che fino alla fine di settembre non celebreranno matrimoni religiosi, e quindi ho capito. In effetti, come dice Teresa Dodaro, ciao Teresa innanzitutto, lei per esempio, noi avevamo prenotato il 4 settembre, abbiamo preso già in considerazione il prossimo anno perché non c'è l'umore giusto, ma in effetti come esatto. dice anche Grazia, sai, purtroppo sì, purtroppo sì. Io guarda, il 60-70% dei nostri matrimoni sono già al 2021. Ok, eh sì, è questo. Per quanto riguarda Marinella, stessa cosa? Sì, sì, no, infatti dicevo, è proprio anche una questione di umore, di spirito, cioè anche a volerlo posticipare, farlo in pochi intimi con la mascherina, cioè ma non sarebbe la vera festa, quella che le spose, più dello sposo comunque, attendono. Cioè ci sono spose che sognano questo matrimonio da anni e magari ci hanno impiegato anche un anno e mezzo nell'organizzare il loro matrimonio, e doverlo fare oggi con pochissimi invitati è penalizzante, ma anche frustrante proprio, perché uno ha impiegato tanto tempo per poi non avere la festa che desiderava, quindi probabilmente anche una questione di spirito e di umore, certo. Sì, sì, sicuramente sì. Poi andremo ad affrontare altre problematiche, però per il momento sì, perché da un anno all'altro cambieranno tante cose, cambieranno le taglie. A proposito di tagli, io vorrei parlare di questo, perché è stata una delle domande che è arrivata in privato di una sposa che ci chiede, tra l'altro ha visto sicuramente il post, perché c'è Sposa Formosa, poi Grazia Di Bella, due atelier, e quindi dici, ma sai com'è? Coglie l'occasione. Va bene. L'occasione. Poi ovviamente anche Ivana, però Ivana non essendo un atelier, insomma, ma puoi dirci anche la tua, perché tu hai molta esperienza nel settore wedding. Quindi, abito da sposa, come regolarsi? Come si deve regolare una sposa se magari ha acquistato un abito, che ne so, estivo, invernale, non so se esistono queste differenze, e come può fare anche per quanto riguarda le taglie? Grazie. Guarda Giovanni, il problema della stagionalità, questo è facilmente superabile, perché non esiste la collezione invernale e la collezione estiva. Ci può essere l'abito un pochino più pesante o quello più leggero, ma la collezione è unica. Quindi a quello possiamo dare rimedio, perché negli abiti, avendo una sartoria da supporto e anche Marinella alla sartoria, diciamo che abbiamo la possibilità di aggiungere la manica, poi si può mettere il bolerino, la stola in pelliccia ecologica, ci sono delle belle lane, ci sono le pashmine che possono diventare anche dei giacchini, quindi quello non è un problema, ci possiamo regolare, ci possiamo organizzare benissimo. Un problema potrebbe essere la taglia, quello sì. Perché okay. se la ragazza si dimagrisce, quello non è un problema, a stringere ci siamo sempre. Se invece si allarga un pochino troppo, lì diventa un problema. Anche se, ripeto, se c'è in atelier la sartoria, anche quello si può riparare come un problema. Sì. Okay, noi abbiamo le mani di fata. Immagino, anche perché l'atelier, tutti l'atelier, tutti hanno a disposizione la sartoria? No, oppure no, solo no. Alcuni atelier?
Ok, quindi no. Magari cercare di trovare un atelier dove abbia anche la possibilità di fare questi lavori, insomma, credo che sia molto quello, molto diciamo utile. Che è un valore aggiunto, sì. È un valore aggiunto, quindi atelier senza sartoria, aspetta un attimo prima di scegliere l'abito in una sartoria dove appunto, in un atelier dove non abbiano una sartoria. Nel frattempo abbiamo perso Marinella perché siamo rimasti in tre, quindi Ivana, tu sei una natural designer e sicuramente hai avuto anche delle esperienze, quindi cosa ci vuoi dire per quanto riguarda l'abito? Per l'abito, come regolarsi? Come natural designer non lo so, lascio nelle mani di Grazia e di Marinella. Io ti posso parlare per quel che è tutto il discorso dell'allestimento. Ovviamente io quello che consiglio ai ragazzi è di usare elementi e fiori in stagione. Quindi se i matrimoni vengono spostati dal 2020 al 2021 nella stessa stagione, non è un problema. Spostare un matrimonio di giugno a ottobre, il cambio dell'allestimento è da valutare con molta attenzione. Perché, ho capito, quindi... ovviamente scegliere i fiori di stagione è sempre un vantaggio, sia per durata che per bellezza del fiore. Ok, infatti io parlerei, visto che non c'è Marinella, visto che tu sei una natural designer, giusto? Sì, sì. E stavi iniziando a dire sul discorso fiori. Cosa ci vuoi dire a proposito dei fiori? E poi passiamo a un altro commento che è appena arrivato. Allora, no, quello che vi volevo dire è di seguire la stagione. Sicuramente ci sono dei fiori più predisposti per quello che è la primavera e dei fiori che sono più predisposti per l'autunno, l'inverno. Quello che non deve assolutamente spaventare le spose, se si sono affidate a delle persone competenti, di farsi consigliare, assolutamente, farsi consigliare cosa c'è di stagione, perché il risultato della scenografia è notevole, ecco, che non si spaventino perché le peonie le troviamo solo a maggio. Sì, le troviamo solo a maggio le peonie, perché prenderle a ottobre o novembre sarebbero bruttissime. Quindi ci sono altri tanti fiori molto più belli per ogni stagione. Quindi il consiglio, ok, quindi è... diciamo che a differenza dell'abito, che l'abito, diciamo, come diceva Grazia, non ha stagionalità, per quanto riguarda i fiori invece Ivana ci suggerisce che è meglio, insomma, seguire la stagione del fiore. Assolutamente sì, del fiore e degli elementi, perché magari è bellissimo anche scegliere un matrimonio a dicembre. Cioè, ci sono dei matrimoni bellissimi, ci sono delle scenografie da usare a dicembre, per esempio, bellissime. Io ho fatto dei matrimoni a Capodanno. Cioè, secondo me le ragazze devono fare un po' uno switch mentale, no? Cioè, perché sposarsi solo da maggio a ottobre? Quando la stagione è bellissima, se sai come sfruttarla, tutto l'anno è bellissimo. Esatto, esattamente. Guarda, è arrivata di nuovo Marinella, quindi ritorniamo al discorso degli abiti da sposa. Cosa fai con questo telefono? Ritorniamo di nuovo all'argomento di prima. Adesso stavamo parlando della stagione per quanto riguarda i fiori. Però io vorrei ritornare sul discorso dell'abito da sposa, sì. Come regolarsi, visto che tu sei comunque titolare di Sposa Formosa, quindi di un altro atelier. Sì, allora, in realtà per quanto mi riguarda da noi non c'è molto da regolarsi, perché essendo il nostro un sartoriale e non avendolo ancora terminato, praticamente le spose hanno ancora tutto il tempo di poter eventualmente fare delle aggiunte, delle modifiche, ovviamente sempre tra quelle comunque concordate inizialmente.
È anche vero che alcune spose però mi hanno fatto la domanda del ma se sposo, se posticipo la data a questo inverno, come faccio se per l'abito, eccetera. Allora, in realtà, io adesso non so grazie a cosa abbia risposto, ma io rispondo sempre così, che troveremo la soluzione, innanzitutto perché bisogna capire l'inverno, ma quando, perché magari l'inverno di dicembre fa meno freddo, l'inverno di come febbraio invece fa un po' più freddo, quindi bisogna anche capire inverno quando. È anche vero che comunque quando ci si sposa in inverno solitamente rimane la festa, rimane comunque tutta interna, quindi va cambiato veramente poco, al limite si possono fare delle aggiunte, ma per il breve momento che insomma si deve fare dalla macchina alla location, dalla macchina alla chiesa, da casa alla macchina, quindi coprirsi per ovviamente non ammalarsi in quel giorno. Per quanto riguarda una questione di taglie, vabbè, tu lo sai benissimo, forse chi ci segue non lo sa, ma noi essendo un sartoriale e essendo specializzati in abiti oltre la taglia 50, non abbiamo la problematica dell'abito misto stretto, perché appunto prendiamo le misure un mese prima del matrimonio, quindi non abbiamo di queste problematiche. Infatti, come dicevo prima, Grazia, se tu scegli un atelier dove ha solo abiti magari anche belli, ma non ha una sartoria dietro le quinte, esatto, come Grazia, vedere... bravissimo, esatto, è esatto, un valore aggiunto, esatto. Infatti. Assolutamente, ci sono tanti atelier che purtroppo hanno dentro solo il servizio di vendita, ma non hanno il servizio riparazioni, il che vuol dire che le eventuali modifiche, le eventuali insomma modifiche anche a livello di misure non sempre sono possibili fare, quindi lì sì, forse bisognerebbe anche informarsi già da ora e capire se c'è un servizio di sartoria interna che quindi può provvedere a fare queste modifiche oppure non, e in quel caso, quindi nel caso fosse un no la risposta, bisogna anche rimediare già, trovare già insomma una un qualcuno che possa aiutare. Infatti okay. Le nostre spose sono relativamente preoccupate, perché quando ci dicono ma come si fa, per noi è un gioco rassicurarle, perché noi abbiamo il polso della situazione, abbiamo tutti i materiali in casa, abbiamo la sartoria che lavora a pieno regime, o perlomeno lavorava a pieno regime. E quindi il problema non si pone, siamo noi a comandare in questo senso. Diciamo che se scelgono la giusta sartoria o comunque il giusto atelier con la sartoria dietro, sono al sicuro. I problemi li risolviamo noi, non sono della cliente. Esatto. È come andare in un teatro e non avere dietro le quinte, nel senso che se non hai le quinte in un teatro come fai a fare uno spettacolo teatrale? La stessa cosa è l'atelier, nel senso che se tu vai in un atelier solo vetrina, solo il davanti e dietro non c'è, non è possibile magari fare anche queste cose vista questa emergenza, ma possono anche capitare altre situazioni in futuro, no? Magari qualsiasi altro problema, se hai un atelier con la sartoria sei sicura che il tuo spettacolo lo vedi, nel senso che stai in una botte di ferro, insomma. E pensa quante volte succede che magari la ragazza strada facendo rimane incinta. Lo volevo dire io, brava. È perché è già successo. È uno dei tanti problemi a cui andiamo incontro, esatto. E quindi stravolgere completamente, lì non si tratta di allargare, ma comunque cambiare modellistica. Se l'abito è costruito su di te, disegnato su di te, è facile farlo. Anzi, è una sfida, no? Perché comunque la devi rendere sempre bella, anche se magari le condizioni poi fisiche cambiano. Quindi da noi non ci sono problemi. E poi dico giusto solo quest'ultima cosa, perché mi riallaccio all'argomento che stava facendo la Ivana prima quando sono rientrata, cioè la stagionalità dei matrimoni. Sì. Abbiamo sempre dato per scontato che i matrimoni debbano essere solo in primavera, ma perché l'autunno e l'inverno non ci piacciono proprio. Ci sono dei panorami che sono stupendi e ci sono secondo me delle caratteristiche talmente particolari anche in inverno che renderebbero comunque anche gli allestimenti sono più belli quelli invernali. Certo. E Ivana che comunque
lei tratta molto la materia prima naturale. Io ho visto le cose che lei prepara, credo che poi d'inverno con le bacche, gli aghi di pini, ci sono tutte queste gli allestimenti invernali, vi devo dire che sono stati nell'arco dei miei anni di lavoro sono stati quelli più belli. Cioè, io ho fatto dei matrimoni l'8 di dicembre, il 31 di meravigliosi, immagino. Giochi veramente, cioè il 31 di dicembre luce. Poi c'è un'altra feste, magia, cioè, anche in quel momento. Magia. E pensate che l'8 di dicembre di un paio di anni fa abbiamo fatto il tema dei regali di Natale. Era bellissimo perché i centri tavole erano tutte delle scatole fatte a mano, bellissime, con dentro bello, la cannella, gli aghi di pino, i profumi, infatti, del Natale, lo zenzero, le bacche, sì, quindi, sicuramente. Quindi è proprio un discorso di switch mentale che io consiglio alle spose, di non prenderla come no, ma non posso sposarmi in luglio, non posso sposarmi in giugno, ma guardate la bellezza delle altre stagioni. Cioè, certo, Ivana, attenzione però. No, dicevo, però il problema tante volte che le spose si fanno è anche la questione di spazi della location. Capisci che un matrimonio in primavera, in estate, comunque con dello spazio verde, ha meno problematiche rispetto a una location che non ha degli spazi giusti. Dipende dalle location, perché è importante. 130 persone. È importante, ma infatti è importante trovare anche le giuste location. Sicuramente per un matrimonio invernale uno dei primi problemi che io tenterei di risolvere è proprio quello di trovare la location con gli spazi giusti. Vabbè Marinella, su questo ti interrompo perché sì, la location giusta la devi scegliere anche in un mese estivo, nel senso che certo, la sala che c'è una solo l'esterno e non all'interno, metti il caso che il 20 agosto viene una pioggia estiva, cosa che capita, certo, guai, quindi non devi però scegliere, capisci che se devo il piano B ci vuole sempre, però non certo, tutte ce l'hanno, Ivana, tu lo sai bene, qui dalle nostre parti difficilmente le location hanno delle sale molto grandi, ma perché qui in Lombardia, qui al nord, c'è un'usanza anche del matrimonio che è diversa, c'è una cultura del matrimonio che è diversa rispetto a quella della Sicilia. Da noi difficilmente si superano i 100 invitati, già matrimoni importanti, ecco. Quindi bene o male una location da 100 invitati la trovi. La location che invece deve avere uno spazio interno, quindi al protetto, per 200 invitati, lì comincia ad essere un po' più difficile. Però, ragazze, chi vuole essere alternativa, sdoganiamo sta cosa, basta con i matrimoni solo in estate e in primavera. Esistono quattro stagioni, ma io metto le mani al contrario, vado sempre di là. Quattro stagioni esistono, usiamole tutte. E magari ci va anche bene, perché poi becchiamo la giornata d'inverno con la neve ma il sole. E là. Cioè, esatto, mio figlio si è sposato ad esempio a dicembre, è stato bellissimo, bellissimo. Vedi? E allora sdoganiamo questo concetto dei matrimoni in estate. Scusami, ma basta, non parlo più. Ieri ho avuto una diretta insieme a due fotografi e anche loro hanno detto di diciamo posticipare il matrimonio anche a settembre, ottobre, novembre. Perché no, novembre no, perché non si sposano quasi nessuno, settembre, ottobre, dicembre. Io ho matrimonio il primo novembre. Ah, ok. Vedi che c'è sempre il caso strano, vedi, c'è sempre gli sposi alternativi. Io l'anno scorso ho avuto due matrimoni a novembre. Quindi, tra l'altro c'è proprio adesso in diretta Francesco Pancaro, che è il videografo, che ieri diceva questa cosa, che i matrimoni fatti in queste quattro stagioni, quindi non solo primavera, come diceva prima Marinella, sono fantastici i colori, come diceva prima Ivana, i fiori e tutto il resto, e poi i colori delle foto, una cosa fantastica. Per quanto riguarda la musica, diciamo che cambia poco, perché alla fine insomma l'acustica rimane sempre quella, però concordo con questa idea, fare il matrimonio
in autunno, primavera, estate, sempre, giusto? Sempre, sempre, sempre tutto l'anno. Sempre, sempre. Sì. E anche in settimana, cosa che da noi, per esempio, al nord, poche spose si sposano in settimana, però un bel matrimonio in settimana, perché no? Cioè io so che al sud sono si d'accordo. Usa, no? Sì. Sì. Quindi... Ah, ho risposto io, ma perché sono terrona, cioè, mi sono anche sposata al sud, quindi so come funziona. Scusa, grazie, ti ho tirato via la parola. Ma non ho sentito, non ho sentito. Male. Non ho sentito. Niente, niente. Si sposano al sud, si sposano anche in settimana, a differenza di qui al nord, sì, dove sì, ci si sposa solo il sabato e la domenica. No, vabbè, no, no, da noi no, da noi no, tutti i giorni, no, no, no. Ma perché? Sai perché? Perché no, voi non al nord... fare questa domanda. Ah, questa fosse una domanda. No, non faccio una domanda. Ma perché voi al nord, ok, in settimana lavorate. Ecco, al sud non lavoriamo. Perché al sud non lavorano in settimana. No, noi facciamo festa tutti i giorni. Ah, ecco. No. Ogni occasione è buona per fare festa. Esatto. Ma anche qui, grazie, credimi, siamo uguali anche qui. No, è che abbiamo, l'ho detto prima, è una cultura del matrimonio completamente diversa. Diversa. Completamente. Non puoi paragonare le due cose, puoi semplicemente consigliare di fare qualcosa di diverso e di alternativo, ma non puoi pretendere di stravolgere le cose, perché è una cultura diversa. Sì, sì. Esatto. È arrivata un'altra domanda in privato, è arrivata a pomeriggio, e questo è, una, diciamo, è un discorso legato più che altro, diciamo, contrattuale, chiamiamolo così. Ci chiede, per vedere un po' anche come vi regolate voi, Milano, Torino, Sicilia, perché ieri ne abbiamo anche discusso con alcuni fornitori di Cosenza. Per quanto riguarda, se io ho un matrimonio il, che ne so, 3 giugno, 2 giugno, 4 giugno, 5 giugno 2020, lo voglio spostare perché, non lo so, perché sono in ansia, non lo so se riesco, eccetera, eccetera, lo sposterò al settembre 2020 o addirittura nei primi mesi del 2021. Per quanto riguarda la caparra, come funziona? Nel senso, la perdo o non la perdo? Grazie. Grazie, mi senti? No. Marinella? Ma allora, per me no, assolutamente, la caparra non viene persa. L'unica differenza, è, come spiegavo ieri ad alcune mie spose, è questa. Noi ovviamente abbiamo dei costi che dobbiamo sostenere tutti i mesi e ovviamente i nostri preventivi e il nostro, come dire, anche investimento poi annuale viene fatto proprio in base a quelli che sono gli incassi che dobbiamo fare, cioè noi bene o male già alla metà di marzo sappiamo l'incasso dell'intero anno, quindi quando mi sposta, se mi posticipo il matrimonio all'interno dello 2020, assolutamente per me non cambia nulla, perché comunque viene saldato tutto entro l'anno. Nel momento in cui mi posticipo il matrimonio al 2021, allora lì cambiano un pochino la situazione, quindi per accordi tra me e le spose c'è da saldare quasi il 70% dell'abito prima del 2020 e poi rimane l'ultima parte che viene data al momento della, diciamo, della consegna proprio dell'abito da sposa. Un po' è una questione di garanzia, quindi anche garantire alla sposa che noi ci saremo comunque fino all'ultimo e anche l'anno prossimo. È un po', insomma, anche perché purtroppo questa situazione sanitaria ha creato veramente dei gravi problemi per tutti e gli impegni presi vanno comunque portati a termine, ma gli impegni presi anche da parte nostra nei confronti dei nostri fornitori, comunque anche loro devono rientrare dei loro fatturati, perciò insomma dobbiamo un po' tutti darci una mano. Questo è quello che succede da me nel mio atelier, io poi non so gli altri atelier come fanno. Vediamo Ivana, cosa allora, ci dici tu per quanto riguarda la caparra?
Ovviamente i ragazzi che ci hanno lasciato le caparre non la terranno. Ci sarà ovviamente un adeguamento del preventivo, perché cambiando la stagione ovviamente i fiori cambiano i costi, e quindi ci sarà sicuramente un adeguamento del preventivo. Per quanto riguarda la perdita, assolutamente no, devono stare tranquillissimi, anche se non si sposano entro il 2020, la caparra rimane fino, cioè come caparra, quindi no, assolutamente non è una cosa che si perde, e secondo me dovrebbero fare anche un pochino attenzione le coppie di sposi che si sentono dire da alcuni fornitori che la caparra è persa, perché insomma. Certo, la concordo. Scelta, quello che voglio dire è la scelta del fornitore, sentisi, la scelta del fornitore deve essere una scelta non sul prezzo più basso, ma la scelta del fornitore che ti dà una garanzia. C'è un contratto, un servizio, certo. E una garanzia, perché nel mio contratto io faccio ovviamente come quasi tutti gli operatori, ma non tutti, fanno un contratto, c'è scritto, c'è nelle clausole il discorso della caparra. Quindi consiglio che voglio dare assolutamente alle ragazze è fatevi dare un contratto. Sembra banale, ma è alla base. Voi sul contratto ovviamente avete tutte le clausole. Prima di dare la parola a Grazia per vedere un po', ci senti intanto, Grazia? Sì? Perché adesso sì, poco fa okay. È caduta la linea. Perfetto, proprio ieri parlavamo di questa cosa e si parlava del professionista, chiamiamo così, della persona che opera nel settore del matrimonio, che magari nel mio settore, cioè musica, animazione, alla grande, a go-go, nel senso che io, vabbè, ho visto che l'offerta c'è per quanto riguarda i matrimoni, si lavora bene, tutto sommato vado a mangiare, perché noi musicisti mangiamo, no? Quindi dico, ah, che bello, mangiamo pure. E che ti dico, mi metto a fare musica e animazione per matrimoni, perché tutto sommato sono musicista, so dire delle stronzate, scusate il termine, al microfono, e quindi mi metto a fare matrimoni. Poi magari vengono queste emergenze, o comunque possono esserci anche altri casi, certo. Dove magari non basta solo quello di saper cantare per quanto riguarda la musica, o solo quello di essere wow e andare a Sanremo, no? Il matrimonio è tutta un'altra cosa, cioè non è un concerto, e quindi devi scegliere un team di intrattenimento o comunque un fiorista o un atelier dove ti possano dare delle garanzie, non solo l'abito wow, fantastico, cioè quello ci deve essere, ma non è solo quello che fa il brodo. Grazia, stiamo parlando della caparra. Sì? La caparra, se io te la do, la perdo? È sposto il matrimonio? No, se sposti il matrimonio no, non la perdi, perché comunque rimani sempre un mio cliente. Ci dobbiamo organizzare e adeguare di conseguenza, perché la lavorazione di un abito ha varie fasi. Ovviamente se il matrimonio viene spostato dentro l'anno non cambia assolutamente nulla, perché slittano soltanto le fasi di lavorazione. Per okay, quanto riguarda invece... Marinella. Sì, non l'avevo ascoltato. Per quanto riguarda invece posticipare all'altro anno, e allora le cose cambiano un attimino, anche perché noi come ateliere abbiamo già fatto almeno il 60-70% di investimento per un abito, e di conseguenza magari la futura sposa si dovrà prodigare a completare magari appunto 60-70% di acconto, e un 30% poi lo verserà al momento in cui consegneremo l'abito. Oh, grazie, ma posso dire una cosa? Avete Dimmi. Detto più o meno le stesse cose. Ma vi sentite prima con No, Maria? Non sento la grazia da non mi ricordo quanto tempo. No, no, però...
diciamo che un professionista credo che si debba comportare in questo modo. Esatto. E devo dire che io, ma penso anche da Grazia sia successa la stessa cosa, ho riscontrato nelle spose l'assoluta proprio comprensione, cioè non ho trovato. Guarda, Marinella, io al momento non ho affrontato il discorso a Conti perché le ragazze al momento in cui vengono a scegliere l'abito lasciano il 30% e quello è la prima parte di acconto. Non abbiamo avuto neanche il tempo di passare alle altre fasi, a parte le spose che avevamo a marzo, ad aprile, che comunque io avevo delle spose che dovevano ritirare 2 giorni prima del poi il blocco totale, quindi ho l'abito in negozio e loro hanno dovuto necessariamente posticipare il matrimonio. Quindi al momento in cui poi riapriremo i battenti, allora avremo il piacere di intanto sentire tutte le nostre spose per confortarle che noi comunque siamo presenti sempre, ma lo abbiamo anche già fatto per chi si è preoccupato e ci ha cercato, perché siamo sempre state reperibili, sempre. Certo. E poi ci organizzeremo insieme a loro, perché comunque noi abbiamo il negozio stracolmo di abiti perché già ce l'avamo portati avanti per tanti lavori. Grazie. Dimmi. Quando dista Catania da Cosenza? Non lo so. Che domanda dico è? Io. No, domani mattina vengo io con un furgone e me li carico io. Non sa mai. Ascolta, grazie di se bella, paghi... poi li porti qui da me, va bene? Se paghi cash, guarda, ci siamo. Pago cash, tranquillo. E poi Marinella, se vuoi faccio il servizio transfer. Catania, perfetto. Cosenza... Milano alla grande, perfetto, aggiudicato. Io ti pago la metà però di quello che tu dai a lei, eh? No, però commerciante, però ecco, nell'animo sempre forza. No, però ecco, sicuramente ha ragione Grazia, mentre per i fiori bene o male appunto il preventivo potrebbe cambiare, perché in base anche agli allestimenti che si scelgono, in base alla stagione ci possono essere delle variazioni di prezzo sui fiori. Da noi variazioni di prezzo non ce ne sono. Ma l'unica cosa potrebbe essere se aggiungi il giacchino di pelliccia. Certo, sola, il dettaglio da aggiungere. Il certo, in più, sì. Però non cambia il prezzo finale che è stato già pattuito. Okay? No, però no, è importante per noi, appunto. Ma ripeto, ma questa è una cosa che va vista veramente nell'ottica dell'economia italiana. Noi abbiamo dei fornitori da pagare e entro l'anno non ci cambia la vita, ma posticipare il matrimonio al 2021 ovviamente diventa impegnativo per noi, sì, che dobbiamo, sì. Abbiamo già investito su quell'abito, quindi dover pagare in anticipo facciamo fatica, a meno che sei una multinazionale, e allora lì il discorso è diverso, è ma siamo caso. Sartorie, esatto, siamo sartorie, quindi non siamo negozi da... sì, scusami Ivana. Scusami. Sono due cose molto diverse, cioè quello che può essere l'abito da quello che possono essere gli allestimenti, ovviamente. Certo. Pensate solo al discorso adesso degli spazi, perché gli spazi ovviamente dei tavoli saranno diversi, quindi 100 invitati potevano essere 12 tavoli. Mm-hmm. Per capirci, adesso magari i tavoli dovranno essere 18 o magari 20, quindi il centro tavola non saranno più 12, ma saranno certo, 20. Certo, certo. C'è tutto un discorso diverso, ovviamente. L'abito, certo. No? L'abito brava, non cambia. Infatti, esatto, per quanto riguarda la musica è la stessa cosa dell'abito, nel senso che alla fine il preventivo finale non cambia, perché alla fine cambia solo la data e non cambia... stagione.
Cioè, sì, poi sì. Il discorso è proprio, cioè, per noi, per i costi, ovviamente, perché i costi ovviamente aumentano. Per voi, cioè, vabbè, il costo sì. È più basso, ovvio. Certo. Avete qualcos'altro da aggiungere? Ma vorrei dire alle ragazze di stare tranquille, di non prendere questo momento troppo di ansia. È un momento, non è colpa di nessuno, e di aspettare che passi questo momento. Ecco quello che mi sento di dire alle ragazze, di non arrabbiarsi troppo, perché la colpa non è di nessuno. Quindi mi sento di dire questa cosa alle ragazze, di viverla non con troppa ansia, perché non è giusto, non è colpa loro e non è colpa di nessuno, purtroppo. Diciamo che ognuno di noi ha avuto la propria dose, e quindi e quindi dobbiamo essere così, dobbiamo avere tanta pazienza, perché comunque non è stata una cosa bella, è una tegola che ci è arrivata nella testa all'improvviso, e di necessità dobbiamo fare virtù, dobbiamo cercare sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, che in questo caso non so quale potrebbe essere, forse quello di avere la salute, di non essere magari stati colpiti da questo virus, che è un po' birichino, diciamo, che un po' di danni li ha fatti. E allora cerchiamo di raccogliere il più possibile la positività, trasformarla magari in qualcosa di più, come dire, di più incisivo, no? E andare avanti. E poi potrebbe essere, come dicevo prima, l'occasione per valutare altre due stagioni. Quindi cogliete l'occasione, visto che ormai siamo a casa per ancora forse una ventina di giorni, cogliete quell'occasione per star lì, guardare, valutare, lo so Ivana non me lo dire, per poter valutare eventualmente anche il posticipare il matrimonio nelle altre due stagioni e capire se magari invece, che so, la nuova data potrebbe essere una cosa che magari vi piace di più. Scoprite addirittura che la cosa vi entusiasma ancora di più, chi lo sa. Quindi cogliete l'occasione, non abbattetevi, sicuramente cercate di trovare sempre il lato positivo della dicembre, cosa. L'albero di Natale. E via, quest'anno Capodanno, un matrimonio colorate. Ivana. Giovanni, posso dirvi, esatto, vorrei dire una cosa, sì, alle ragazze, alle coppie di cose che magari ci stanno ascoltando, che se avessero bisogno di una consulenza del cambio stagione, una consulenza, io metto a disposizione le mie conoscenze degli allestimenti nelle varie stagioni, quindi possono contattarmi nella mia pagina Facebook e io metto a disposizione una consulenza se le ragazze sono in crisi, non sanno. Ci sono parecchie idee sulla pagina, però se hanno piacere di parlare con qualcuno io sono ben disposta. Le ragazze, anche noi, Marinella, siamo disposti a dare supporto alle ragazze. Assolutamente, ma io, guarda, grazie, non ho mai smesso praticamente. Neanche io. Sono in contatto costantemente con le mie spose, quindi per quello che ti dico, sono molto tranquille, perché sanno che da questa parte hanno comunque il mio appoggio, quindi io non le abbandono di sicuro. Purtroppo mi sono capitate spose che hanno avuto delle risposte negative da altri fornitori, mi è dispiaciuto molto e lì purtroppo torno al discorso che faceva la Ivana prima. Mi raccomando, quando scegliete un fornitore, lo so che tutto deve essere sempre bello, però la vita è sempre ricca di sorprese. Oggi è successo il Covid, domani potrebbe accadere qualcos'altro. Scegliete sempre il fornitore considerando che in casi di problemi, in caso di dover posticipare il matrimonio per altre problematiche che non siano dovute al Covid,
comunque insomma i fornitori siano sempre a vostra disposizione, ovvio nel limite del possibile, certo. Guarda Marinella, io dico sempre alle mie spose, dopo che hanno scelto l'abito, dico: adesso voi non avrete più problemi, il problema è nostro. Siamo, lo so, grazie, ma purtroppo non siamo tutti accanto. Ma non siamo tutti così, purtroppo, grazie, tu sai bene che ci sono realtà di negozi che vendono abiti da sposa che non sono esattamente nella nostra mentalità, quindi a me è capitato anche di essere poi scelta solo perché le ragazze da qualche altra parte hanno avuto dei problemi seri, dei seri problemi. Noi ci è capitato di realizzare abiti anche in un mese, perché ci sono stati da altre parti dei disastri inenarrabili. Ivana ne sa qualcosa. Ah sì? Abbiamo avuto problematiche anche al nord con certi fornitori, vero Ivana? È un classico, è un classico. Potremmo fare un'altra puntata e raccontare. Ma evitiamo, anche perché non si parla male di chi non è in puntata con noi. Va bene, ragazzi. Diciamo che sono che i pericoli che si incontrano. Esatto. Bene, avete qualcos'altro da aggiungere o altrimenti arriviamo ai saluti? Arriviamo ai saluti. Ok, iniziamo a cascata. Grazie, vai tu. Allora, è stata una bella esperienza. Devo dire che è la mia prima diretta, quindi mi è piaciuto parecchio stare in vostra compagnia. Mi è piaciuto rivedere le ragazzacce, anche Giovanni. Sono felice di essere stata da magari supporto a qualche ragazza o ragazzo che quest'anno ha dovuto optare per spostare il matrimonio, quindi bene, 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 positivi sempre. Ottimo, grazie. Grazie, grazie a te, grazie. Giovanni, per l'invito, grazie a te per l'invito. Marinella? Niente, vi volevo salutare, grazie Giovanni per avermi invitato, ragazze voi siete sempre magnifiche, Giovanni anche tu ovviamente, ovviamente anche Giovanni, cioè noi siamo qua, siamo a disposizione, se vi vengono in mente dubbi piuttosto scrivete sulla diretta e poi al limite insomma risponderemo se per caso non abbiamo risposto a qualcuno. Grazie comunque dell'invito. Ivana? Vi ringrazio, grazie Giovanni per l'invito perché è stata una bellissima esperienza e mi raccomando alle ragazze e a tutte le coppie non abbattetevi. Mi raccomando, andiamo avanti e sarà più bello. Sarà sicuramente più bello e sarà un momento di gioia ancora più profonda. Cioè il matrimonio che farete sarà veramente l'incontro tra le persone. E lì si sentirà il valore del matrimonio. Quindi, ragazze, condivido. Fortuna e si sentirà molto il valore del matrimonio nelle prossime feste, la voglia di stare insieme. E quindi niente, noi ci siamo, come hanno detto le ragazze, qualsiasi cosa noi siamo a disposizione vostra. Eh sì, potete scrivere nei commenti, magari anche come diceva prima Ivana, se avete bisogno di una consulenza ci sarà anche ovviamente Marinella, grazie, io per qualsiasi consiglio, delucidazione eccetera eccetera, potete contare sulla nostra consulenza. Grazie a voi per aver accettato l'invito per questa diretta, perché voleva essere appunto un confronto tra nord e sud, cosa no, porta il virus nell'ambito del matrimonio. Quindi grazie a voi per aver accettato. Grazie a tutti per averci seguito. Ciao. Ciao Marinella. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao Ivana. Ok, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, siamo ancora in 17. Oggi ho voluto fare questa diretta insieme a professionisti, siamo stati insieme a
Manella Tazzera, titolare di Sposa Formosa Milano, Ivana Caligaris, natural designer di Torino, Grazia Di Bella, atelier Grazia Di Bella a Catania. Doveva esserci anche Patrizia, ma purtroppo non è stata con noi per dei problemi familiari. Ho voluto fare appunto questa diretta per cercare di capire le differenze tra nord e sud. Noi ci vediamo domani, perché c'è un'altra diretta alle 21 con altri professionisti di tutta Italia. Buona serata a tutti, buona cena. Ciao. Grazie a te. Ciao.